Capri, tu oggi verso la fine di questo video dovrai spawnarmi una serie di zombie per fare l'apocalisse degli zombie. E intanto io mi dovrò preparare per affrontare questa notte molto pericolosa. Sei pronto? Prontissimo. Molto bene. Allora tu potrai stare in creativa tranquillamente, sarai una sorta di divinità cattiva. Ok. Io intanto vado a prepararmi. Allora ragazzi, dovete sapere che io ho già preso il legno, perché sono molto bravo a prendere le cose, perché mi preparo già da prima. Perché prendere il legno nel video è una cosa molto brutta, molto noiosa. Invece noi dobbiamo fare cose divertenti e spero che vi rendete conto. Ma posso anche ostacolarti durante il video? Questo no, ti devi togliere dalle palle durante il video. Bene, però ciao. potrei parlare. No, potrei parlare a volte quando ti chiederò le cose. Intanto, spero che vi rendiate conto che sempre più, appunto, che insomma, insieme a me, spero che vi divertiate perlomeno. Poi dopo non lo so. Cioè, nel senso, io faccio dei video divertenti, quindi secondo me è molto, molto bello stare insieme a me. Allora, adesso. Poi peraltro c'è anche una novità in questo video, ragazzi, vi devo dire questa cosa. Volete sapere la novità? Le novità sono sempre gradite da tutti quanti, ragazzi. Chi che non vuole sapere la novità? La novità, sapete qual è? È che praticamente durante il video troverete tipo dei mini giochi. Dovrete scrivere nei commenti di quei mini giochi un po' se li avete trovati, questi mini giochi. Se insomma, vedrete più avanti nel video. È una cosa molto carina. Cioè, nel senso, praticamente sono degli spezzoni del video che in realtà non c'entrano niente con il video, ma sono belli. Sono belli che vanno, che andrebbero visti, perché sono, secondo me sono divertenti. È anche un'idea carina, che secondo me non ha mai fatto anche nessuno youtuber, almeno credo e spero, perché secondo me non vorrei mai copiare qualcuno. Cioè, vorrei sempre cercare di essere il più originale possibile, puzzardine, puzzardone. E beh, anche perché poi si vedono che dopo tutto, insomma, noi ci piacciamo, no? Vabbè, insomma, a parte gli scherzi, dobbiamo cercare di prepararci per questa notte. Però, ed eccoci qua in questo mini gioco su Minecraft. Allora ragazzi, voi dovrete scegliere la chest con il tesoro più bello. E dovrete capire qual è la chest e scrivermelo nei commenti. Sarebbe opportuna questa cosa, perché devo capire senza barare. Brutti puzzacchioni, puzzocchiori, vi vedo se barate. Non è vero, in realtà non posso sapere se barate. Se barate praticamente avete vinto. Però vabbè, insomma, vincete se dite la cosa giusta. Quindi potete fare in qualunque modo vogliate. Però ecco, vabbè. Quindi scegliete la cesta quale, quella giusta secondo voi, queste qua, e vediamo. Fra 5 secondi, vi lascio 5 secondi per scriverlo nei commenti, 5 secondi, quella cesta che secondo voi contiene il tesoro. 5, 4, 3, 2, 1, e fine. Se avete scelto questa cesta avete detto giusto. Se avete scelto queste due altre ceste, beh, mi spiace dirvi che ecco, il risultato è stato questo. Io direi di svegliarci un attimino, perché c'è, nel senso, ragazzi, insomma, qua prendiamo la crafting table, sennò finisco tutto il legno. Poi peraltro devo prendere anche il cibo, perché il cibo è importante durante la notte, perché per ora mi sa che siamo in peaceful, quindi non sprechiamo cibo, credo. Poi dopo sì, non sì, lo so. Sì, ora sì. Ok, perfetto, quindi ora siamo in peaceful. Poi però durante la notte ovviamente saremo in modalità, non lo so. Esatto, la toglierò. La toglierà la peaceful, quindi metterà in easy oppure in normal, che comunque sarà abbastanza difficile. Forse possiamo iniziare con easy. Poi dopo, se vi piace questa modalità, la rifaremo. Metto easy? Metterà easy, forse. Ah, perché ma così, quando c'è l'apocalisse zombie, ok. Sì, quando c'è, sì, esatto, non adesso. Pensavo ora. Tanto però prendiamo il cibo, perché è importante cercare di prendere il cibo, perché noi appunto ci dobbiamo preparare a questa apocalisse, a questa notte perenne che starà per arrivare di qui a breve. E chissà che cosa ci sarà. Mettiamo anche una musica più carina. Molto bella. Vi piace questa musica? Guardate che cosa so fare. Non lo so, mi sa che sono leggermente impazzito. Scusate se non ve l'aspettavate. Mi sa che... No, aiuto ragazzi, sto impazzendo. No, io ora voglio sapere la musica. No, non allora... vedo l'ora di vedere il video. No, praticamente mi sono messo e mi sono tolto la faccia tante volte. Non so perché ho fatto questa cosa. Ah, pensavo che avevi messo una musica. No, che faceva ridere, tipo. No, è la solita musica, molto carina però. Questa musica ci piace a tutti quanti, a tutti noi. Mi piace questa musichetta che stava facendo tipo... Basta, perché sennò insomma, in un video si dovrebbe parlare, non cantare. No vabbè, va bene anche cantare. Tipo adesso volete vedere, sì, che io esatto, canto. Adesso sentite come canto bene.
Aspettate, non so cos'era questa roba, dovevo cantare una musica, però non mi sta venendo nessuna, tipo... Sembra il Laga Diamond! No, no, meglio di no. Meglio di no, dici. Ok, va bene. Vai a cagare, però. Scusami, cioè nel senso, sono offeso completamente con questa... No, no, non ce n'è bisogno. Ok, no, poveri maiali stanno morendo. Fanno bene, cioè, poveri maiali, infatti. Però, allora, ragazzi, non preoccupatevi, tanto questo è Minecraft, cioè nel senso, non è che stiamo davvero uccidendo dei maiali. Non lo farei mai. Male. No, nella vita reale non lo farei mai, ovviamente, ci mancherebbe altro, nel senso. Però, così vai ad ammazzare i maiali così a caso. No, non si fa, è sbagliato. Cioè, a parte che secondo me è... Vabbè, insomma, evitiamo di parlare di queste cose perché, vabbè, insomma, lasciamo perdere. Anche perché non... insomma, io... Voi mangiate la carne? Scrivetemelo nei commenti, io la mangio. E, insomma, c'è qualcuno che non piace, però... Vabbè, questo è un po' personale, ecco. Cioè, nel senso, c'è chi la mangia, c'è chi non la mangia. E, però, parliamo di altro perché è un tema abbastanza imbarazzante. Sì, parliamo di altro. Dato che è un tema abbastanza imbarazzante, ragazzi, io vorrei evitare di parlare di queste cose. Perché so che... a certe persone è un po' delicato sotto questo punto di vista, no? Sono un po'... diciamo che vorrebbero uccidere tutti quelli... No, dai, scherzo. No, almeno, non tutti sono così, non tutti sono così, ecco. Quindi, va bene, parliamo di altro. Gabri, dimmi un po' tu, prima di tutto... Sì. Non mutarti direttamente, cioè quando finisci una frase, finiscila del tutto, perché sennò ti muti tipo... più che altro, perché staccala. Poi magari ci sono suoni, cioè non suoni, rumori come al solito, cioè... Ok, allora fai bene a mutarti. Ragazzi, allora capitolo, perché sennò si sentono rumori. Ma quale altre cose potrei prendere, Gabri, per... insomma, fare legno bene? Ne hai tanto? Ne ho 57 non lavorato. Insomma... Forse... Ah, beh, sì, è tanto. Cioè... È tanto, dici. Sì, beh, in effetti non è che... Se forse... no vai tipo a scavare in una miniera, oppure non so, da qualche parte. Hai ragione, parte. In una mina. Devi farti un'armatura. Esatto, vado in una mina e la scavo. Allora, scaviamo la mina. Dove... Però dobbiamo trovare la mina, perché sennò poi dopo... A miniera, dico, ragazzi, perché se non... Comunque, qua vicino c'è un villaggio. Davvero, l'hai visto? Ah, mio consigliere, sì. Divinità malvagia, dov'è? Più avanti, aspetta, vedo dove sei. Ok, va bene, dimmi dove sono, che in realtà no, non in realtà lo so stai io. Andando indietro. Oh, porca puzzona, però là c'è una miniera, una minaiera. Ma come? Una minaiera. Scusate, non lo faccio più. Una minaiera. Dovresti ridere tu comunque. No, mi ero mutato un attimo. Minaiera. Allora, non so perché mi fa ridere questa cosa, però ho preso il carbone. Il carbone durante la notte. Meno male. È necessario, ragazzi, il carbone durante la notte. Però non vorrei rompervi le palle scavando. Comunque perché... c'è anche del ferro lì vicino, Non vorrei dire. Non vorresti dire, ma lo stai dicendo comunque. No, infatti, è vero. Non vorrei dire, però sei coglione. Cioè, cosa? Insomma, è un po' come quando le persone ti dicono, non vorrei dire, tipo... No, non prenderla come una critica, però sei scemo. Un solo di questi tronchi possiede un tronco sotto di lui. E voi, beh, dovrete scegliere quale di questi possiede il tesoro e quali invece possiedono le trappole, ecco. E quindi, ovviamente, lo dovrete scrivere nei commenti, perché così vedo se avete vinto. Ovviamente, non guardate, non barate, mi raccomando. Adesso, se avete scelto... Anzi, vi do 5 secondi per scriverlo nei commenti, vai. 5, 4, 3, 2, 1, via! So perché ho fatto queste movenze molto particolari, ma... Eccoci qua, adesso se avete scelto questo... Beh, vi posso dire assolutamente che avete scelto bene. Avete scelto assolutamente bene. Avete scelto il tesoro, mamma guarda che bel tesoro. Invece, se avete scelto purtroppo quest'altro tronco, vi toccherà molto brutta e buia. Invece se avete scelto quest'altro tronco, molto focosa anche, soprattutto. E ora ritorniamo al video. Ecco, la stessa identica cosa, solo che no, è una valenza positiva. Per dire che non devi offenderti. Cioè, sì, esatto, però se tu dici a una persona non offenderti, però sei deficiente, sei deficiente, devi andare a morire. Insomma, cioè, un po' brutto, no, da dire a una persona, poi dopo non lo so. Poi quella persona non è che non si offende, cioè, si offende come, cioè, non lo so, vabbè, insomma. Però, ecco, insomma, ognuno ha la sua visione delle cose, dopo tutto, no? Non prendetevela sul personale se vi dico che siete scemi, non dico a voi, dico in generale. Dico a Gabri. Cosa?
Gabriel, non prendertela sul personale se ti dico che no, hai... no. Che sei brutto. No, scherzo comunque. No, cioè... ora faccio una cosa. No. Ah! No, è vero che è impacifica. Che fail, che triste fail. No, no, però... non vale. Però non trovi niente in miniera, è troppo semplice così. No, però è brutto. Cioè, a parte che è bruttissimo perché è tutto buio. È buio. È una buiitudine buiuta. Vado a vedere se è notte. Se è notte inizia con gli zombie. Ok, va sta bene. Sta diventando notte comunque. Ragazzi, io sto pensando che ci dobbiamo anche preparare una sorta di rifugio, quindi non abbiamo più tanto tempo. Allora, il rifugio dove lo facciamo? Direi di però farlo. Però io nel rifugio non posso spawnare gli zombie, vero? No, nel rifugio no, Tinku. Cioè, cosa? Ti te lo metti. Insomma, no, nel rifugio qua no. C'è uno spawner di zombie. No, aspetta, hai già messo uno spawner? No, ho trovato uno spawner, cioè non so se è di zombie, uno spawner. Ok, mi sto leggermente ansieggiando, ragazzi, perché questa cosa è un po' pericolosa. Allora, dovete sapere che adesso io sto pensando di andare da questa parte, perché adesso ci scaviamo un rifugio dentro la montagna, perché non dobbiamo né sprecare materiali. Ma non eri nella caverna. Sono uscito perché non ho più tempo praticamente, cioè non so neanche posso stare. Però praticamente dentro questo rifugio, ragazzi, noi qua possiamo stare al tranquillo. È bellissimo questo rifugio. Iniziamo perché iniziamo a commettere in facile. Va bene, però un po' pericolosa questa cosa, no? Perché no, ma non metto ora i zombie. Se okay. Vorranno spawnare loro. Sì, però tu stai parlando basso, mi pare. Ma come? No. Forse è abbastanza, sai. Cosa stai facendo? No, sono solo entrato. Bene. No, però potrei fare una cosa. Mi hai rubato la spada. Così. Ah, no, ok. No, potrei fare così. No, stai scritto. I zombie potranno entrare. Sì, ma secondo te non la tolgo, cioè dai. No, comunque non puoi fare questa cosa. Abbi, cioè nel senso il rifugio non puoi, cioè nel senso a sto punto esplodimi il rifugio e il rifugio è intoccabile, sai com'è. Però così non possono fare niente, almeno uno zombie, cioè non c'hai gusto così se no. Rimani lì dentro. Poi stai parlando basso, devi parlare alto, Gabri. E poi no, comunque... no, ma stavo parlando normale. Gabri? Via. Aiuto, stavo per morire. Ok, ma ce l'hai l'armatura. Ce l'ho, però adesso mi faccio la fornace, ragazzi. Mi faccio la fornace perché non l'ho ancora fatta. Cosa stai? No, Gabri, non puoi fare. Ho chiuso, okay. No, stavo okay. Solo guardando. Ok, mi preparo il cibo perché è importante. Tieni. Oh, grazie, è il cibo. È tuo animale domestico. No, ma l'ho ammazzato. No, ma povero. Dovresti, scusa, l'animale domestico dovrebbe essere un cane, immagino io, no? Cioè, magari qualcuno che tiene un pollo in casa. Cioè, beh, può essere, non lo so. In effetti sì, ovviamente nulla a che togliere a quelli che hanno un... Cioè, nel senso, non senza offesa, ecco. Se avete però un pollo chi in... ce l'ha può anche avere cibo infinito, ha le uova infinite. Ma non dire queste cose, Gabri, poi non è vero, non è che i polli fanno sempre le uova. Cioè, scusami, cioè nel senso, magari poi qualcuno si offende. No, infatti è vero. Cioè, ricordati che stai parlando a tante persone, nel senso, chiunque magari poi può prendere, non prendetelo comunque, ragazzi, cioè nel senso, non è una cosa. Aiuto! Ah! Ho messo una musica paurosa, scusate. No, ho tolto la porta. Metti la porta? Tieni. Sei assassino criminale. Tieni questa. Ma che porta è? Va bene. Cioè, è tutta, non so, vomitata, cioè cos'è? Va bene. Ma no, povera, è bellissima. Ok, io non posso stare troppo nel rifugio, solo quando sto per no. Schifoso, vai, muori, ciao, muori. Ok, perfetto. L'apocalisse zombie comunque dovrebbe... la mamma. Eccola qua. Vabbè, cioè... Dai, mettiamo questi qua. No, stai scherzando, Gabri, cioè nel senso mi stanno già no, ammazzando. No, fai un pillar. Cioè, ok che è una madonna, no, come faccio ad uscire io da qua? Faccio ho un'idea, no, ho bisogno del tuo stupido aiuto, puzzone, che scorreggia. Allora faccio così, un passaggio segreto verso la mia casa, così? Per andare dove? Guarda, adesso capirai. Sono un genio del ma... sono un genio del cazzi! Facciamo Gabri, una cosa. Gabri, sto morendo. Hai fatto bene, stavo malamente morendo. Quanti cuori avevi? Due. Però io non potrei aiutare. Vabbè, diciamo che ragazzi ormai il video è finito, anche perché siamo a 12 minuti e è durato fin troppo. Ora quindi... puoi anche morire ora. No, sei il male, però io dato che sono dentro questo rifugio non potrò morire. Quindi noi ragazzi ci vediamo al prossimo videone. Ciao!